Buonasera, benvenuti alla rubrica Ippocrate. Grazie per averci seguito nella prima puntata, siete stati davvero tanti. Oggi parleremo dell'ipertensione arteriosa o nel gergo comune la pressione alta. Non è altro che quello stato patologico di aumento della pressione rispetto ai valori fisiologici. Viene definito un killer silenzioso, in quanto molto spesso il paziente che non è affetto non presenta alcun sintomo. In Italia sono affetti 10 milioni di persone circa e nemmeno la metà ne sono consapevoli di avere questa patologia. Inoltre nella popolazione globale il 22% ne affetta. Parleremo dell'ipertensione con il dottore Salvatore Timineri, cardiologo giovanissimo, aritmologo, ricercatore, inoltre direttore del Centro di Diagnostica Cardiovascolare Avanzata e membro del Consiglio. Europeo di Ipertensione, che è una comunità scientifica della Società Europea di Cardiologia più autorevole in tema di ipertensione e inoltre autore di numerose ricerche scientifiche sullo scompenso cardiaco. Grazie per essere venuto qui oggi e per intervenire in questo tema così importante e così comune. Ma ci dica, dottore, esistono forme diverse di ipertensione, i cosiddetti casi particolari? Allora, innanzitutto buonasera e vi ringrazio per avermi invitato a questo programma, ringrazio lei e tutti gli artefici di questa bellissima realtà. Eh, per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa, sì, esistono casi particolari, o meglio, tutti i pazienti sono casi particolari, nel senso che fondamentalmente per convenzione eh, diciamo che l'ipertensione arteriosa è divisa in due grandi famiglie. Una è quella dell'ipertensione secondaria. Eh, L'ipertensione secondaria non è altro che un'ipertensione che non è una patologia in sé per sé, eh, ma è un sintomo di altre patologie o di altre condizioni, per esempio disturbi del sistema endocrino o eh, neoplasie o problemi renali. E poi c'è una famiglia, un gruppo più grande che è quello dell'ipertensione essenziale. Fondamentalmente, l'ipertensione essenziale è un'ipertensione multifattoriale, cioè della quale non riconosciamo un singolo fattore scatenante, ma tanti fattori, motivo per il quale, in soggetti diversi, questa ipertensione assume sembianze, sintomi, caratteristiche diverse. E questo fa sì che ogni iperteso sia un caso particolare, e come caso particolare va ovviamente trattato, inquadrato, seguito ed esaminato durante la visita cardiologica. Bene, grazie. Ma dottore, ci dica quanti gradi di ipertensione arteriosa esistono e soprattutto quali sono i valori fisiologici normali? Perché molto spesso il paziente non ha idea di quali siano i veri valori fisiologici, e soprattutto, molto spesso, preso eh, dall'ansia di doversi misurare la pressione, corre il rischio di vedere un valore aumentato rispetto proprio alla sua ansia da eh, a, diciamo, ricerca della pressione. Ci dica. Allora fondamentalmente eh, per quanto riguarda eh, la classificazione dell'ipertensione a livello internazionale ormai si distinguono diverse categorie e cioè una pressione cosiddetta ottimale che è al di sotto del 120 con 80, una pressione normale che è sia al di sopra del 120 con 80 ma e Rimane entro il limite del 130 con 85. Sopra il 130,85 fino al 140 con 90 c'è una zona grigia, una piccola forchetta eh, di soggetti definiti con ipertensione cosiddetta borderline o normale alta, che in realtà sono soggetti che spesso beneficiano del trattamento medico, seppur non chiaramente ipertesi. Dopodiché, ci sono dei valori che configurano quella che è la franca caratteristica ipertensione, che può essere di 3 gradi, di primo grado fino al 160 con 100, di secondo grado fino al 180 con 110, e poi oltre il 180 con 110 abbiamo un'ipertensione arteriosa di terzo grado. Ovviamente queste sono delle classificazioni che rappresentano. Ovviamente una convenzione, cioè sono fatte per comodità. In realtà eh, la stessa comunità scientifica ha ormai stabilito che non esiste un valore normale che valga come valore normale per tutti. Ma il valore normale va contestualizzato ovviamente al tipo di paziente che ho davanti, alle sue caratteristiche, al suo stile di vita, alla sua età, alle sue comorbidità, quindi alle patologie. Motivo per il quale, eh, se noi leggiamo le linee guida internazionali, eh, l'ipertensione è definita come quel valore in quel singolo paziente a, al quale si ritiene che quel singolo paziente cominci a trarre beneficio dalla terapia medica. Quindi il valore è da trattare, ovviamente, come si fa a capirlo? Bisogna inquadrare il paziente a 360 gradi, capire quali erano i valori di partenza, quali sono i valori attuali ed inquadrare ovviamente tutte quelle che sono le caratteristiche del sistema cardiovascolare del paziente in modo da poter avere l'approccio corretto per quel tipo di valore pressorio. Bene. Mi sono diciamo anzi che mh, il tipo di valore pressorio dipende anche dall'età del paziente, ma quindi quali sono le cause dell'ipertensione. E soprattutto perché ricercarle e perché la pressione alta è pericolosa? Allora, fondamentalmente noi eh, abbiamo identificato dei fattori di rischio eh, per l'ipertensione, non delle vere e proprie cause. O meglio, quando si parla di ipertensione secondaria, sì ci sono delle cause eh, che possono essere di natura endocrinologica, possono essere dei disturbi del sonno. Possono essere delle cause eh, che provengono per esempio dalle neoplasie, da dei tumori, eh, possono essere delle cause che dipendono da abitudini di vita o abusi di sostanze che ci causano l'ipertensione. Al di là di questo però tuttavia esistono dei fattori di rischio, e cioè eh, sono tutti quei fattori che non bastano da soli a causare la malattia ipertensiva ma che aumentano la probabilità del soggetto di diventare iperteso. Il principale fattore di rischio ovviamente è la familiarità, cioè nell'inquadrare un paziente la prima cosa che gli si chiede ma lei ha casi in famiglia di persone che avevano la pressione alta, i suoi genitori, i suoi nonni erano ipertesi, dobbiamo considerare che il 50% degli ipertesi ha almeno un parente iperteso, quindi c'è una sorta di familiarità, cioè non è ereditario, ma c'è comunque eh, una certa predisposizione all'interno dell'ambito familiare. Oltre a questo, i fattori di rischio ovviamente sono l'elevato consumo di sale, le abitudini di vita sbagliate, determinati tipi di ansia o di stress indotti da esperienze di vita piuttosto che da carichi lavorativi eccessivi, l'abuso di superalcolici. Ecco, tutti questi sono i principali fattori di rischio che poi portano il soggetto a essere iperteso. Detto questo, perché l'ipertensione è così pericolosa? L'ipertensione è così pericolosa perché va a causare, a livello degli organi bersaglio, quindi fondamentalmente degli organi importanti dell'organismo, va a causare dei danni. Fisicamente la pressione non è altro che una forza applicata su una superficie. Noi immaginiamoci una pressione alta, quindi una forza troppo elevata, applicata su tutte le superfici interne vascolari o del cuore. Tutto ciò va a causare dei danni che sono... Principalmente dei danni di natura fisica, ma sono dei danni silenziosi, cioè quando il paziente si accorge di questi danni, quando si manifestano i sintomi di uno di questi danni spesso è già tardi e si rientra poi in quello che è l'ambito di patologie che non sono più reversibili. Per questo è importante ovviamente diagnosticare l'ipertensione per tempo. Parlava di casi in cui mh, non sono più reversibili le condizioni patologiche si innescano, Quindi, la ipertensione arteriosa, quali complicanze può causare? Okay. fondamentalmente le complicanze a livello cardiaco eh, sono il cosiddetto quello che in gergo viene chiamato l'ingrossamento del cuore, che non è altro che un'ipertrofia dell'organo cardiaco, del cuore, del miocardio che diventa più grosso, più spesso in quanto il muscolo cardiaco è sottoposto alle sollecitazioni della pressione. Poi ovviamente ci sono le malattie vascolari, le dilatazioni, gli aneurismi dei vasi piuttosto che delle occlusioni delle arterie che sono facilitate ovviamente dall'ipertensione arteriosa, l'ictus, i danni cerebrali, danni renali, quindi il filtro renale che viene danneggiato dalla pressione eccessiva, i danni alla vista. Sono tutta una serie di eh, alterazioni che nel tempo l'ipertensione causa e ripeto le causa in silenzio. Ma si può guarire dalla pressione alta? Fondamentalmente, eh, la diciamo, patologia ipertensiva è una patologia cronica, eh, perché spesso e volentieri è geneticamente determinata. A meno che non ci siano ovviamente delle abitudini di vita totalmente sbagliate, e quindi siano diciamo, identificati quelli che sono eh, dei fattori o delle cause ben chiare e definite, e soprattutto queste cause siano rimovibili. Ma al di là di questo diciamo, caso particolare, generalmente i fattori che generano l'ipertensione sono veramente tanti, motivo per il quale spesso e volentieri una volta che l'ipertensione eh, fa la sua comparsa eh, all'interno dell'organismo eh, diventa una patologia cronica, una patologia cronica che comunque è possibile gestire e rendere innocua con i dovuti e giusti trattamenti. A proposito, dottore, nella sua pratica clinica come viene trattata l'ipertensione? Lei cosa consiglia ai suoi pazienti e cosa prescrive pertanto? Allora, fondamentalmente, il trattamento dell'ipertensione è qualcosa che va strettamente personalizzato, cioè, il paziente deve essere inquadrato a 360 gradi. Eh, deve ricevere un esame completo, dopodiché la prima cosa che va curata fondamentalmente sono tutti quei fattori comportamentali, le abitudini di vita, eh, il consumo di alcolici superalcolici, eh, il consumo di sale, eh, il sovrappeso, la sedentarietà, tutte quelle cose che possono causare già di per sé l'ipertensione. Una volta che noi abbiamo corretto questi fattori, ovviamente dobbiamo rivalutare il paziente. Se tutto ciò non dovesse essere bastato, quindi se nonostante tutte queste misure che noi abbiamo applicato la pressione rimane alta, allora si passa a quella che è la terapia farmacologica. Terapia farmacologica che ormai ci dà tante possibilità. Eh, abbiamo veramente tanti farmaci da utilizzare e che ci permettono di personalizzare estremamente... Eh, la terapia del paziente, cioè oggi siamo in grado di eh, costruire una terapia per ogni paziente che sia veramente veramente efficace e che si adatti poi al singolo soggetto. Motivo per il quale spesso i pazienti mi chiedono: dottore, ma qual è il farmaco migliore, qual è, mh, qual è il farmaco per me adatto a me? Ma com'è possibile? La mia vicina di casa con mezza pillola ha la pressione bassissima, io ne prendo 5 e invece la mia pressione. Rimane alta, eh, ripeto: ogni soggetto è un caso a sé stante, quindi c'è chi ha bisogno di determinati farmaci, c'è chi ha bisogno di altri farmaci, c'è chi ha bisogno di una terapia polifarmacologica, quindi tanti principi attivi, c'è chi invece semplicemente dal, con l'utilizzo di un solo principio attivo riesce a regolare la pressione. Ottimo. Ma allora anche per un consiglio utile per i nostri diciamo, eh, pazienti, persone che ci seguono da casa, qual è il momento giusto della giornata per misurare la pressione e per poter dire che il dato è attendibile? Allora, fondamentalmente anche questo è un tema caldo, cioè nel senso eh, spesso i pazienti, io sorrido, vengono da me e mi dicono, dottore, ho la pressione ballerina. E cioè ho una pressione che varia, mi dà dei valori variabili, prima ho un valore, poi ne un altro, poi alta, poi bassa. E questo eh, entro certi limiti è perfettamente normale, cioè la pressione è un parametro biologico molto sensibile e quindi si adatta a quelle che sono le nostre attività, a quella che è la nostra giornata, a quella che è la nostra alimentazione, a quello che è il periodo dell'anno, il clima. Ovviamente risente di tutti questi fattori. Ed è per questo che non esiste in realtà un momento migliore. Al momento, a livello diciamo eh, scientifico, quello che si consiglia è di misurare la pressione in almeno due momenti diversi alla giornata, quindi magari la mattina e la sera. Poi è ovvio che più dati abbiamo meglio è. E qualora, comunque, queste pressioni che noi misuriamo dovessero lasciarci il dubbio, abbiamo anche la possibilità di fare quello che si chiama monitoraggio pressorio delle 24 ore, cioè a tutti gli effetti abbiamo la possibilità di mettere un apparecchio che ci misura la pressione in 24 ore, quindi sia durante le ore di veglia che durante le ore di sonno e ci permetta quindi di sciogliere quelli che sono tutti i nostri dubbi dandoci, dandoci la curva pressoria delle 24 ore. Mi raccomando, è importante ovviamente eh, misurare la pressione nel modo corretto. Eh, in modo corretto cosa significa? Significa che intanto le prime volte va misurata su tutte e due le braccia. Un altro tema caldo, dottore, ma la pressione si misura sul braccio eh, destro sinistro, o sul braccio sinistro? Bene. Ma mi hanno detto il braccio sinistro perché è il braccio del cuore. Okay. In realtà anche qui non c'è un braccio giusto e uno sbagliato. Le raccomandazioni scientifiche dicono che bisogna misurare all'inizio la pressione su tutte e due le braccia e poi prendere a riferimento il braccio che ha la pressione maggiore e misurare la pressione ovviamente sempre su quello. Può dipendere anche dal misuratore di pressione che viene utilizzato, consiglio un misuratore di pressione in particolare, qualche eh, strumento che sia più idoneo a, questo, a definire appunto la pressione? Giusta, più attendibile? Allora, fondamentalmente la cosa importante è che siano degli apparecchi che rispondano alla normativa. Quindi ci sono delle raccomandazioni anche sul tipo di apparecchiature da utilizzare. Eh, sarebbe meglio, ovviamente, fare una misurazione cosiddetta manuale, però ciò spesso non è possibile perché non tutti a casa hanno qualcuno che gli possa misurare la pressione quindi si, ri si ricorre a quelli che sono i cosiddetti apparecchi automatici che utilizzano fondamentalmente uno oscillometro e attraverso un bracciale che si mette al braccio oppure al polso eh, riescono a rilevare la pressione purché questi eh, diciamo, eh, strumenti questi manometri questi sfigmomanometri eh, rispondono a determinate caratteristiche qualitative, fondamentalmente ormai si è arrivati a un livello tale che mh, non ci sono degli apparecchi migliori rispetto ad altri. Ottimo. Eh, Poc'anzi parlava di attività fisica, riduzione dei livelli di sale all'interno della dieta, quindi dell'alimentazione, ma ci sono anche mh, delle controindicazioni rispetto all'attività fisica e all'ipertensione? Allora, diciamo che fondamentalmente un paziente che non ha un'ipertensione ben compensata, quindi se abbiamo un'ipertensione con dei valori elevati, dei picchi ipertensivi che possano mettere a rischio l'integrità stessa del nostro sistema cardiovascolare, allora bisogna andare coi piedi di piombo sull'attività fisica, cioè il paziente va inquadrato, va trattato, dopodiché inizierà il suo percorso di attività fisica che è un qualcosa di fondamentale. Eh, ci sembrano delle misure spesso eh, insufficienti o comunque non abbastanza forti rispetto alla terapia farmacologica, quindi l'attività fisica, il dimagrimento, eh, l'aumento del consumo di fibre, l'aumento del consumo di potassio e di magnesio, la riduzione del consumo di sodio, sembrano delle cose che comunque sono meno potenti rispetto alla terapia farmacologica, ma non è così perché anche quel poco è veramente tanto per l'organismo, nel senso che basta ridurre la pressione di soli 3 mm di mercurio per avere già una riduzione enorme del rischio cardiovascolare. Ottimo, adesso entriamo in un tema caldo, ipertensione arteriosa e Covid. Diceva ovviamente che la depressione e lo stress influiscono tantissimo sull'ipertensione arteriosa. Siamo in un periodo in cui purtroppo, a causa delle varie restrizioni, a causa del periodo eh, dato dal coronavirus che stiamo vivendo, quindi viviamo in uno stato di ansia perenne, di depressione relativa appunto alle misure adottate dal governo. Cosa si sente di dire in merito? Esiste una, un nesso a questo punto rispetto alla patologia stessa, coronavirus, oppure rispetto a quello che può essere la sintomatologia data da appunto la restrizione, ehm, la depressione, l'ansia, lo stress derivato da una patologia? È un caso così importante mai verificato negli ultimi anni? Allora, diciamo che eh, questo tema: eh, è abbastanza delicato, nel senso eh, ci sono due precisazioni da fare. La prima che riguarda eh, la patologia Covid e la presenza di un soggetto con pressione alta. All'inizio eh, questo non sarà sfuggito alla maggior parte delle persone, addirittura si pensava che determinati farmaci antipertensivi aumentassero la mortalità da coronavirus perché il coronavirus in realtà usa per entrare nelle nostre cellule un recettore su cui ci sono dei farmaci che vanno ad agire. Questo ovviamente poi si è visto che non è assolutamente vero, così come si è visto che non è vero che gli ipertesi muoiono di più di Covid, o meglio, un iperteso ben compensato e ben trattato non muore di più di Covid. Ovviamente se quell'iperteso è anche cardiopatico avrà sicuramente un rischio di mortalità maggiore. Per quanto riguarda invece l'incidenza dell'ipertensione in questo periodo, come dicevamo poc'anzi, sì, ho notato sicuramente un aumento dell'ipertensione così come di altri fattori di rischio. E questo fondamentalmente è dovuto al fatto che eh, la vita di tutti quanti è stata sconvolta. Stiamo vivendo non solo chiusi a casa, ma stiamo vivendo anche male. Cioè siamo tutti più sedentari, abbiamo osservato tutti una dieta meno corretta, abbiamo tutti preso peso. E questo ha fatto sì ovviamente che determinati casi che magari prima erano borderline oggi esplodano con diciamo, una frequenza più alta. Cioè eh, cambiando le abitudini di vita in peggio ovviamente tutte quelle che sono le malattie cardiovascolari aumentano. E in più ovviamente in tutto questo c'è anche tutto quel lato emotivo eh, di una patologia così ansiogena che va a influire sul quadro pressurio delle persone. Una curiosità, ha rilevato più pazienti giovani con ipertensione negli ultimi tempi da quando si è verificata appunto la pandemia? Sì, sicuramente sì, sicuramente sì, eh, non è dovuto solo alla pandemia, e cioè sì, sicuramente. Resto, sì, donne... eh, non solo questo, però eh, anche le persone giovani sono diventate più ansiose e hanno cominciato a controllarsi la pressione. Cioè sono a casa, non posso andare dal medico, non posso andare in pronto soccorso, compro un apparecchio per la pressione, per monitorare la pressione e i battiti, perché ho dei disturbi e scopro una cosa che in assenza del Covid forse non avrei mai scoperto, cioè di essere iperteso. Quindi sono aumentate le diagnosi, così come è aumentata, aumentata l'incidenza, assolutamente nei più giovani, sto notando veramente l'insorgenza di queste patologie, di questi sintomi in un'età a cui uno in realtà. Sì, precoce, non, non ce lo si aspetterebbe, anche se poi alla fine esiste anche l'ipertensione in età, in giovane età. Grazie, io ringrazio tantissimo il dottore Timineri per essere intervenuto oggi in un tema così importante e soprattutto ehm, è stato esaustivo in ogni domanda posta e eh, per ogni curiosità che mi è venuta in mente di, di chiedere e porre quesito. Io mm, vi ringrazio tutti, buona serata e spero di rivedervi sempre altrettanto numerosi in ogni appuntamento della Rubica Ippocrate.